Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento di divulgazione culturale, scientifica, umanistica, filologica, letteraria, storica a cura del vostro caro Antonello Caterino. Oggi vorrei parlarvi di una questione che mi sta particolarmente a cuore, perché riguarda la mia infanzia. Come tutti voi, sono cresciuto con i documentari. Voi ricordate i documentari dell'Istituto Luce che faceva vedere di continuo la Rai sulla prima e sulla seconda guerra mondiale? Ecco, io così mi sono avvicinato agli studi, guardando per ore e ore e ore quelle scene, quei documenti di archivio. Da poco è stata importata, o meglio definita, in Italia la cosiddetta public history, cioè la storia pubblica. La storia che diventa divulgativa, si sposa con il digitale e arriva alla portata di tutti. Questo non vuol dire che sia meno scientifica, questo vuol dire che tende ad essere spinta a livello comunicativo. È un concetto che fa parte di una prospettiva ermeneutica più ampia chiamata public science. Sostanzialmente lo scopo è questo. Che senso ha scoprire qualcosa se poi le scoperte devono essere per pochi? È come se non fosse stato scoperto niente. E quindi che esistono una serie di sfumature tra la sede scientifica seria, quella forte, quella ferrea, e il giornaletto che si trova normalmente in edicola. Una di queste sedi scientifiche è certamente la televisione, nel momento in cui un canale, un palinsesto, mi vuole propinare dei documentari con tanto di comitati scientifici, ma che hanno un respiro divulgativo, ok? Quindi hanno un lessico comunicativo, dove il lessico stretto della scienza si apre ad avere in prospettiva un pubblico maggiore. Io saluto con grandissima gioia la public history, con grandissima gioia la public history italiana. Io nella vita, quando ero ragazzino, vedevo Dragon Ball, Kenshiro, ma poi quando arrivò il satellite, girando, arrivai ai History Channel, innamorandomi dei palinsesti, gli antichi egizi, gli antichi romani, il medioevo, il rinascimento. Ma History Channel è ancora quella fucina di bellezza che era tempo fa? Un po' strana la vita, perché qualche tempo fa, premetto che da un po' che non vedo History Channel perché mi sono stancato dell'attuale programmazione, un po' di tempo fa girai e vidi qualcosa di orripilante. Si parlava di teorici del complotto, si parlava di antichi alieni, si parlava di antichi visitatori, di tecnologia degli alieni. Quindi sostanzialmente si parlava di pseudostoria, di cervelli rettiliani, di forze chissà quanto trascendentali che dominano il pensiero del singolo. Quindi ai documentari belli, io ricordo di aver visto su History Channel dei documentari con tanto di comitati scientifici fatti davvero davvero bene, segue il rettilianesimo, persone convinte che i rettiliani abbiano un ruolo fondamentale nella storia dell'umanità. Sono cavolate di dimensioni epiche. Perché History Channel fa questo? Ovviamente io sono persuaso del fatto che, insomma, lo faccia per il cosiddetto share. Se una persona vuole sentirsi dire qualcosa, qualcuno gliela propina. Ma speravo che non fosse proprio History Channel, che tra l'altro era partita molto bene, perché qualche tempo fa, qualche anno fa, si è aperta a quei bellissimi programmi di storia spicciola, ma non spicciola ermeneuticamente, di storia degli oggetti. Mi riferisco
a tutte quelle questioni di compravendita di oggetti, pegno o quant'altro. Non voglio fare riferimento a singole trasmissioni, ma penso che mi abbiate capito. Persone che vanno presso un negozio dicono: io voglio impegnare questa cosa, quando mi date viene chiamato un esperto a valutare la cosa e a raccontare la storia dell'oggetto. È bellissimo come concetto di storia pubblica, perché qualsiasi cosa può avere una storia, quindi è bello il concetto di divulgazione scientifica come la storia a portata di mano, la storia di un singolo oggetto. Per esempio, se io vado in un negozio di pegni a vendere questa moneta, è una moneta della Repubblica, io sono un collezionista di numismatica, è una moneta della Repubblica di Venezia, quelli mi diranno la storia di questa moneta, mi controlleranno se è vera o se è falsa, e io o vendo o non vendo ho capito qualcosa di più, e ho capito soprattutto che la storia non è un concetto chissà quanto trascendentale, ma è un concetto che posso tenere racchiuso nel palmo di una mano. Cosa c'entra questa grande lezione di vita con i rettiliani? Cosa vi è saltato in mente, cari palinsesti, di aprirvi ad un contraddittorio stupido? Perché grandi le pseudoscienze si possono si possono distruggere chiaramente, perché grandi ipotesi hanno bisogno di grandi concetture. Non si può sparare che i rettiliani o gli antichi alieni siano stati progenitori di tutta la civiltà senza dare delle grandissime prove che sovvertano tutto l'ordine costituito degli eventi. Per provare qualcosa del genere c'è bisogno di molto più di un documentario di qualche pazzoide che sostiene l'inverosimile. Io vi invito, prima di tutto, se non fate gli storici di mestiere, se non fate i filologi, i letterati o quant'altro, se giustamente volete avvicinarvi a determinate materie, fatelo nel modo corretto, insomma, avvicinandovi a documentari che abbiano un comitato scientifico, oppure a personaggi, perché ce ne sono di signori divulgatori che fanno di mestiere accademici e poi fanno i divulgatori, o giornalisti scientifici di chiara fama, senza dare adito a cretinate di livelli epici. Perché è la stessa questione della terra piatta. Si può nel 2020 sostenere che la terra è piatta? Per me è nato tutto come un gioco virtuale, come un gioco sociale. Poi qualcuno se ne è persuaso per davvero, anche perché storicamente ci sono delle società filosofiche, anche lievemente esoteriche, che parlavano di grande inganno, ma oggi con la fantascienza si pasticcia veramente tanto, perché a un certo punto, quando si entra così tanto nel campo della fantasia, non si sa mai più qual è la realtà da cui si è partiti. Siate fantasiosi, guardate tanta fantascienza, beatevi di tutte le sfumature della nostra letteratura, ma quando si arriva alla verità, fidatevi di chi argomenta la sua verità con tesi plausibili. Non fidatevi, non andatevi certamente a fidare di chi parla di tecnologie di alieni e di tecnologie divine, di una sovrapposizione divinità, alieni o quant'altro, senza avere uno straccio di prova scientifica. E che History Channel sia caduta così in basso, io non riesco a capacitarmi di questo fatto, va bene? Non ci riesco, perché mi avete distrutto l'infanzia. Io guardavo quelle cose, così come guardavo Kenshiro, così come guardavo Dragon Ball, così come guardavo i Simpson, i Griffith, cosa che faccio tuttora,
ma non mi posso più guardare dei documentari seri perché ogni volta giro è: sarà una teoria degli antichi alieni? I teorici del complotto pensano di sì. Perché? Come? Pubblicate, fatemi vedere, altrimenti niente, c'è fumo dietro il fumo, non è sfumo, tutto fumo e niente arrosto, dietro il fumo c'è altro fumo, dietro il fumo c'è altro fumo ancora. Chi ha generato tutto questo fumo? Neanche un fuoco e polvere alzata da persone che non hanno idea di quello che fanno e che parlano a vanvera sui social media, sulla televisione. Io mi preoccupo che esista un pubblico del genere, perché è la domanda che genera l'offerta. Una più sana divulgazione scientifica educherebbe il pubblico a non chiedere delle castronerie del genere, perché se volete fare un film di fantascienza in cui gli alieni creano la Terra, in cui esistono i rettiliani, fatelo pure, vendete migliaia di copie, mi farà altro che piacere, la letteratura è mia amica, non la falsità, ok? Quindi cercate di avvicinarvi con un approccio più scientifico anche alla divulgazione. Io non sono un fisico, ma adoro guardare documentari ben fatti di fisica quantistica, controllo chi è che li ha fatti e vedo se sono persone o non sono persone accreditate, ok? Certo è che non vado a credere che ci siano cospirazioni dietro il Big Bang o dietro i buchi neri. Io non sono un fisico, se sto dicendo qualche fesseria mi perdonerà il fisico professionista, perché anche a me piace avvicinarmi culturalmente al resto dello scibile. Erasmo da Rotterdam nei suoi adagi tuonava: nil dulcius quam omnia scire, non c'è nulla di più dolce che sapere tutto. L'umanista voleva avere la presunzione di sapere tutto. Faustus ne ha fatto le spese, però sapere tutto è impossibile, sapere qualcosa e specializzarsi su qualcosa è scientificamente più che giusto, ma voler avvicinarsi al resto dello scibile con un sistema di divulgazione sano è sacrosanto. Non mi dilungo oltre, vi saluto, ciao a tutti e grazie mille dell'attenzione. Se avete domande da chiedermi, sono da pormi, sono a vostra disposizione, d'accordo? Ciao e grazie ancora.